mia se non modifica, la vicina mia no. Cittadini imbufaliti, qui a Nicotera, dove l'andrangheta è forte e ben presente, ma gli affari li fa fuori, si vive essenzialmente di pesca e turismo. Il mare sporco, nell'estate 2015, ha quindi affossato l'economia. Se n'è accorto perfino il sindaco Franco Pagano, già in passato balzato alle cronache, per quella delibera capestro attraverso cui annunciava querele ai giornalisti che scrivevano in negativo della sua città e del suo operare. Niente querele stavolta alla stampa, ma un esposto alla procura per denunciare che il mare è sporco, come se la procura non lo sappia e da giorni, in sinergia con la prefettura, non stia monitorando la situazione per punirne la responsabilità. I cittadini, col sindaco stamani, volevano avere un confronto. La risposta, però, è stata la diserzione. Vivo a Terni e vengo ogni anno a Nicotera perché sono innamorato del mio paese, io e i miei fratelli. Ci troviamo a protestare stamattina qua perché non riusciamo a fare un bagno pulito lungo tutta la costa. Il problema, capisco che non è solo di Nicotera e di tutta la costa, però noi vorremmo che venisse risolto il problema qui a Nicotera, gli altri comuni si interesseranno loro. Purtroppo non troviamo nessuno con cui protestare direttamente perché il sindaco non c'è, gli assessori non ci sono. Dove sono i nostri amministratori? La loro sede è qua, non c'è nessuno. Quindi noi protestiamo, dicevo, perché il mare è sporco, è una fogna a cielo aperto.